Buongiorno, benvenuti nel laboratorio Safety Lab di Speedy Sport. Oggi abbiamo fatto delle prove per verificare la coibentazione di due giacche, la Venture e la Voyager, che hanno delle caratteristiche diverse come strati di coibentazione interna. La verifica che vogliamo fare è quella di capire se una giacca a due strati come la Voyager possa avere un sistema di dispersione termico maggiore rispetto alla giacca Venture, che ha tre strati differenziati. Con uno strumento come questo, una macchina termografica, abbiamo potuto scattare delle immagini che ci possono dare l'idea di quanto disperde il capo d'abbigliamento nelle condizioni decise, in questo caso una mattinata abbastanza rigida e invernale. Con questa macchina abbiamo potuto realizzare alcune immagini eseguite prima della partenza di quattro motociclisti per un giro di circa 30 km. E dopo all'arrivo sempre degli stessi motociclisti per verificare come sono cambiate le condizioni durante un percorso medio-lungo. Le due giacche che stiamo provando sono realizzate per poter ospitare il chest protector e un motociclista è partito senza chest protector. Un secondo motociclista è partito con un chest protector, che questo è il modello Racing in produzione qui Speedy. Mentre abbiamo verificato su un terzo motociclista un chest protector che stiamo sperimentando a livello di ricerca. Abbiamo potuto pensare che un elemento di questo tipo possa essere anche un ottimo elemento di coibentazione per quanto riguarda l'utilizzo in inverno. Anche se le condizioni ambientali non erano con temperature vicine allo zero, quello che a noi interessa è vedere il delta temperatura che esiste fra una giacca che è più o meno coibentata e determinare se un sistema di protezione è più o meno efficace.